essendo Huawei a vedere l'Ascend D1, prodotto di fascia alta tra quelli presentati ieri. Si tratta di un prodotto dual core da 1.5 GHz con chipset Tomahawk 4460, schermo molto bello 4.5 pollici IPS con risoluzione 1080x620 pixel, IPS più per la precisione. Ha un design veramente molto bello, è molto piccolo, devo dire, per essere un 4.5 pollici. Le dimensioni sono di 129 mm per lunghezza, larghezza di 64 mm circa e 8.9 mm di spessore, quindi molto sottile. Android 4.0, la versione installata su questo device. Vediamo che ci sono due tipi di interfacce, quella classica di Android 4.0 oppure quella 3D di Huawei. Quella 3D di Huawei in pratica ha un'interfaccia che assomiglia un po' a quella di Gingerbread, al tempo stesso ad Ice Cream Sandwich, diciamo una via di mezzo. Infatti i widget possono essere inseriti alla vecchia maniera, oppure andando nel menu delle applicazioni troviamo soltanto le applicazioni. Comunque device molto molto veloce, abbiamo infatti una navigazione web molto molto rapida, vedete come il nostro sito web viene aperto in maniera fulminea, pinch zoom perfetto, anche la rotazione molto molto rapida. Diciamo anche che ha un 8 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, 1 GB di memoria RAM, 1.3 megapixel di camera anteriore, capace di registrare via 720p, e poi una da 8 megapixel col dual flash LED, capace di registrare video a 1080p, quindi molto molto buono per il primo impatto questo Huawei Ascend D1. Un saluto da Matteo.